penso sia una scelta ben precisa, perché lo ha fatto Renzi, lo stiamo facendo noi sui territori, perché il confronto può essere un momento utile per far comprendere ai cittadini come votare in maniera consapevole il 4 marzo. Penso che la campagna elettorale stia prendendo corpo e sulle gambe dei candidati che sono scesi in campo. Il Partito Democratico ha una squadra autorevole, il centro-sinistra nel suo complesso ha una squadra autorevole che ha già dimostrato di saper amministrare facendo tante cose utili per il territorio. Qualche cosa è andata meno bene, ma se diamo continuità al governo degli ultimi anni potremo rimediare sugli errori e fare sempre meglio. Abbiamo notato un maggiore entusiasmo, stasera siamo a Vairano e a Santa Maria a Vico, dove sicuramente ci sarà l'entusiasmo o comunque la partecipazione che finora sembrava un po' sopita. Tutta una serie di problemi per l'industria, ma abbiamo un ministro Calenda che è quello che ha lavorato fortemente per evitare che le industrie delocalizzassero, sta ancora oggi impegnato sulle vicende nazionali. Noi dobbiamo investire, ma il governo già ha già mostrato un'attenzione importantissima sul Mezzogiorno, mai come ora si è investito sulle politiche industriali del Mezzogiorno. Abbiamo dal master plan Castelvolturno per la riqualificazione del litorale Domizio, ma soprattutto su Bagnoli, sui patti per il Sud. Abbiamo per la prima volta avuto un ministro del Mezzogiorno. Molto è stato fatto, sicuramente molto ancora si